L'Elba è ancora Capraia e il Giglio, tre isole gioiello del Tirreno, si raccontano attraverso il comune denominatore dei sapori, dei propri piatti e prodotti tipici. L'occasione è la manifestazione L'Arcipelago del Gusto, un'iniziativa del progetto regionale Vetrina Toscana che ha l'obiettivo di portare tutta l'anima enogastronomica delle isole nell'entroterra della regione, un'occasione anche di promozione turistica e territoriale. Questa iniziativa, che segue quella del 2016, ha l'obiettivo di promuovere l'enogastronomia delle isole toscane. Intendiamo, come dire, un po' tutto l'arcipelago come un territorio unitario da promuovere. Ci sono molte affinità nella cucina e anche per la vicinanza. E le proponiamo quest'anno in 8 ristoranti in 8 province diverse, per cui un po' in tutta la Toscana. Saranno dei cuochi di Elba, Giglio e Capraia che verranno a cucinare in 8 ristoranti in 8 province. Sostenere quelli che sono i valori di un territorio, chiaramente promuovere cibi locali vuol dire attiene anche a tutta quella che è sia l'integrità del territorio sulla quale il Parco Nazionale è sempre impegnato, ma sia anche allo sviluppo di tutte quelle politiche che poi consentono alle persone, alle piccole aziende di continuare ad operare, quindi a produrre, quindi a trovare quel modo di coesistere tra quella che è la protezione ambientale e quello che invece è la presenza umana. La prima cena si terrà il prossimo 25 gennaio a San Miniato. Il ristorante Retro Bottega Falaschi ospiterà in questa data lo chef Luigi Muti del ristorante Vento in Poppa di Porto Azzurro. Degustazioni in salsa isolana che proseguiranno fino al prossimo 16 marzo. A chiudere le danze del gusto sarà il cuoco elbano Fabio Molinari del Tamata che cucinerà in trasferta a San Giustino Valdarno nell'osteria Il Borro. Tutto il calendario degli appuntamenti è presente sul sito www.vetrinatoscana.it.